Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare il professor Ancola e Anna Santoni per avermi dato la possibilità di prendere parte a questo progetto e tutti coloro che collaborano al progetto, in particolare Antonella Russo, Davide Merlizzo, anche per il supporto tecnico nel preparare la pagina. E, come vedete, io mi occupo delle scritture dell'Anatolia antica e in particolare oggi parlerò del cuneiforme e del geroglifico. Tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo numerosi sistemi di scrittura vennero creati nell'Anatolia. Per il secondo millennio abbiamo il cuneiforme e appunto il geroglifico. Nel primo millennio si svilupperanno poi dei sistemi di scrittura di tipo alfabetico per esprimere ad esempio le lingue quali il liccio, il ligio, il cario e il frigio, quindi che hanno a che fare e che probabilmente utilizzarono come modello l'alfabeto greco. Ma oggi io ovviamente per le mie stesse conoscenze mi limito a parlare delle scritture che si svilupparono nel secondo millennio. Nel secondo millennio, appunto, la prima scrittura attestata è il cuneiforme assiro, quello dei mercanti paleoassiri che tra il XX e il XVII secolo colonizzarono l'Anatolia, ma che utilizzarono un sistema di scrittura che poi non venne adottato dalle popolazioni locali. E invece il sistema di cui mi sono occupata per il portale, e cioè il cuneiforme scrita, e il luvio geroglifico, cioè il geroglifico di Anatolia, vennero sviluppati da delle popolazioni di cui noi abbiamo delle attestazioni a partire dal XVI secolo, anche se alcuni elementi, soprattutto nell'onomastica e nella toponomastica, sono già presenti nei testi delle colonie paleoassire. Vi sono delle ragioni ben precise per descrivere e per parlare di questi due sistemi di scrittura contemporaneamente. Sono delle questioni di comunanza linguistica ed etnica che legano dunque le popolazioni che elaborarono questi sistemi di scrittura e delle questioni storiche, come vedremo, e poi delle questioni anche legate alla storia degli studi. Perché tutto, diciamo, la scoperta di questi sistemi di scrittura, soprattutto la chiarificazione di questi sistemi di scrittura, comincia nel momento in cui nel 1906 vennero scoperte le rovine dell'antica capitale ittita, Hattusa, nel sito dell'attuale Boassei, nel centro della Turchia. Ovviamente già prima il sistema cuneiforme scrita era conosciuto, così come era conosciuto anche il geroglifico di Anatolia. Il cuneiforme scrita era stato conosciuto già durante gli scavi della capitale egizia La Manna, quando alcune tavolette provenienti dal regno di Arzava erano state ritrovate appunto nel sito di La Manna e queste tavolette erano scritte in lingua scrita, anche se ai tempi della scoperta della Manna ancora non si conosceva questa lingua. D'altra parte le iscrizioni in geroglifico, che sono iscrizioni di tipo monumentale, soprattutto rupestre, erano conosciute dai viaggiatori che nel XIX secolo attraversavano l'Anatolia, ma che ovviamente non riuscivano a comprendere la natura di queste iscrizioni, anzi molto spesso pensavano che si trattasse semplicemente di decorazioni rupestri. E invece, proprio nel 1906, l'assiriologo tedesco Hugo Winkler e l'archeologo turco Theodor Matrisi cominciarono gli scavi del sito di Boassei. All'inizio questi due studiosi cercavano la capitale del regno di Arzava, proprio quella capitale, quel regno che era conosciuto attraverso le tavole in lingua scrita di Aramagna, ma si resero presto conto che invece avevano trovato le rovine dell'antica città di Hattusa, di cui adesso voi potete vedere una pianta con i principali siti che vennero scavati non solo nel periodo di Winkler e Matrisi, ma che continuano ad essere scavati ancora oggi, perché lo scavo diretto da una missione archeologica tedesca va avanti con nuove scoperte di testi e di altri reperti, edifici e via dicendo.
Quello che è particolare è che immediatamente vengono alla luce migliaia di frammenti di tavolette e queste tavolette erano scritte in lingue diverse, in grafia cuneiforme, che veniva utilizzata per esprimere lingue diverse. La prima lingua era ovviamente l'iscita, la lingua parlata nella capitale Fassuda. Vi erano poi testi in lingua carica, che ai tempi era la lingua franca, quindi la lingua utilizzata in tutto il Vicino Oriente per le comunicazioni, per gli scambi internazionali. Il sumerico, di cui abbiamo tuttavia pochi esemplari, e si tratta di testi essenzialmente scolastici. Il kurdita, una lingua essenzialmente nota per questa fase, per il secondo millennio nella Siria del Nord, e poi il nubio, un'altra lingua indoeuropea, il calaico, anch'essa una lingua indoeuropea, e poi il cattico, che è una lingua di una popolazione di sostrato, una popolazione preesistente nell'Anatolia, che ha lasciato moltissime influenze dal punto di vista religioso e culturale nella stessa cultura degli scisi. Ora, per quanto riguarda lo sviluppo del sistema cuneiforme e anche il parallelo sviluppo, in un certo senso, del sistema geroglifico, è importante osservare quali sono le lingue indoeuropee di Anatolia nel secondo millennio. Come abbiamo detto, abbiamo l'iscita, il nubio e il calaico. In questa carta voi potete vedere quale doveva essere probabilmente lo stanziamento originario di queste popolazioni, che probabilmente si stanziarono nel territorio anatolico già a partire dal quarto millennio, ma che raggiungono una loro solidità storica nel secondo millennio. E in particolar modo, lì tutti voi potete vedere, c'è questo il fiume che disegna una sorta di arco. Gli scisi in origine si trovavano a sud di questo fiume e poi successivamente si stabilirono invece nel centro di questo fiume, che è l'attuale fiume di Irmak, Leocalis, nelle fonti, e appunto la capitale Fassuda si trova all'interno di questo arco, idealmente disegnato dal fiume. Per il palaico abbiamo meno notizie, perché il palaico è una lingua che scompare presto, quindi a fatto che abbiamo solo poche tavolette in grafia come forme istita che sono scritte in lingua palaica, mentre abbiamo molte tavolette in grafia come forme sia in nubio che in istita. E qui ho voluto anche dare una rappresentazione di quale può essere il modello di formazione delle lingue anatoliche. Questo appunto è sempre importante per riuscire a capire il sistema di scrittura. Abbiamo un originario proto-anatolico da cui si sarebbe sviluppato l'iscita come ramo orientale, e poi invece come ramo occidentale si sarebbe sviluppato un proto-anatolico occidentale, da cui poi derivano il palaico, il nubio cuneiforme e il nubio geroglifico. E a questo punto occorre fare una piccola precisazione. Quando parliamo di nubio cuneiforme e di nubio geroglifico, noi non intendiamo sempre quantomeno due diversi sistemi di scrittura, ma intendiamo anche due diversi dialetti del nubio. E si è visto infatti come nelle fonti in cuneiforme e nelle fonti in geroglifico vi sono delle piccole differenze tra nella lingua nubia, differenze che non dipendono da una diversa cronologia delle fonti, ma che sono proprio differenze strutturali della stessa lingua, per cui si tende a parlare di due dialetti, che però per mancanza di dati vengono identificati attraverso le due strutture, e quindi si parla di dialetto nubio cuneiforme e di dialetto nubio geroglifico. Ora, la scoperta sia del nubio che dell'iscita, come ho già detto, dipende dalla storia degli scisi e dalla ricostruzione della storia degli scisi. Con il passare del tempo altri siti vennero scavati, e io qui ho riportato nella mappa una serie di siti da cui provengono tavolette in cuneiforme,
e questi siti archeologici si trovano sia in Anatolia e poi si trovano anche nel sud, si trovano nella Siria, abbiamo il sito di Emar, il sito di Ugarit, c'è la Samar che corrisponde all'antica Alalat, da cui vengono sempre capolette linguistica e quindi tutta la storia degli siti viene ricostruita attraverso le tavolette ritrovate in questi siti archeologici. La storia degli siti è importante proprio per capire i sistemi di scrittura e come questi due sistemi di scrittura paralleli, il cuneiforme e il geroglifico, si svilupparono. Ovviamente in questa sede non c'è poi tempo di parlare in maniera particolare della storia escita e quindi non lo farò. Ho voluto però riportare l'elenco dei sovrani istiti lungo tutto l'arco della loro storia, che va all'incirca dal XVI secolo fino ai primi anni del XII secolo, per farvi vedere quale sia stata l'estensione storica di questo regno. Per quanto riguarda lo sviluppo delle scritture, è importante l'Antico Regno, periodo in cui a partire dal regno di Attilio I venne sviluppato il sistema cuneiforme, che noi chiamiamo cuneiforme scrita, e per quanto riguarda invece il geroglifico è importante l'età imperiale, perché è con l'età imperiale che noi abbiamo le prime attestazioni di scrittura geroglifica. E di conseguenza questi sono i due estremi della storia escita in cui ci muoviamo per la comprensione e la ricostruzione di questi sistemi di scrittura. Bisogna innanzitutto puntualizzare che l'impero escita, che appunto si creò in origine attorno alla capitale Cassusa, con il passare dei secoli e quindi attraverso queste tre fasi che noi convenzionalmente chiamiamo Antico Regno, Medio Regno ed Età Imperiale, si estese sia in tutta l'area dell'Anatolia fino a giungere ad Occidente, dove si confrontò con i regni di Arzava, con alterne vicende che videro a volte gli siti dominare su questi regni e altre volte invece scontrarsi con questi regni, e poi soprattutto a partire dall'età imperiale gli siti riuscirono a controllare anche l'Alta Siria e la fascia siro-palestinese all'incirca fino all'area di Kadesh, che potete vedere sulla mappa, dove si dovessero fermare per confrontarsi poi con gli egiziani. E proprio su questo territorio noi abbiamo le attestazioni della scrittura cuneiforme e geroglifica. È importante mettere subito in evidenza un elemento. La scrittura cuneiforme viene utilizzata sempre per fini amministrativi e per fini scolastici. Non viene mai utilizzata, o almeno fino a questo momento, non sono state ritrovate iscrizioni di tipo monumentale, per cui noi non abbiamo delle iscrizioni in cuneiforme, in sita, su pareti rupestri, ad esempio, o in monumenti celebrativi. Mentre il geroglifico, per quello che concerne il secondo millennio, è sempre attestato su iscrizioni monumentali, quindi veniva utilizzato soprattutto per i monumenti dei sovrani, anche i siti, e si trovano attestazioni di questi monumenti, come poi vedremo meglio, sparse in tutta l'Anatolia, e il geroglifico si trova anche sui sigilli, e quindi ho riportato un esempio di una tavoletta cuneiforme, purtroppo molto frammentaria, e l'esempio di un sigillo con iscrizione geroglifica. Un altro fatto importante da tenere presente è che il cuneiforme, così come viene elaborato dagli siti, fu utilizzato per esprimere diversi tipi di lingua. Avete visto prima che viene utilizzato ad esempio per l'accadico, per il nubio, per il sumerico, per il cosita. Invece per quanto riguarda il geroglifico, almeno per quello che ne sappiamo fino a questo momento, esso venne utilizzato esclusivamente per esprimere la lingua libia.
Quindi tutte le istruzioni che noi conosciamo in questo momento sono utilizzate esclusivamente per questa lingua. Bisogna puntualizzare un altro elemento. Il cuneiforme in Sila è attestato per lungo tutto l'arco della storia dell'impero Sila, quindi dal XVI secolo fino all'inizio del XII secolo. Perdiamo completamente l'uso di questo tipo di scrittura con la fine dell'impero Hittita. Non sappiamo ancora per quale motivo l'impero Hittita sia finito. Sicuramente vi furono una serie di fattori che collaborarono alla fine di questo impero. Fatto sta che nel XII secolo, con l'ultimo sovrano, Ciro Giuma II, a quanto pare la capitale Hattusa venne abbandonata, e da quel momento noi non abbiamo più alcuna notizia degli Hittiti. Si pensava in un primo momento che la capitale fosse stata distrutta e si riteneva che i responsabili di queste distruzioni fossero i popoli del mare, questo si trova ancora comunemente nei manuali, e invece si è visto, soprattutto negli studi degli ultimi anni, come la capitale non sia stata distrutta in un unico momento, ma venne a poco abbandonata. Non sappiamo assolutamente dove gli Hittiti si spostarono, se mai si spostarono. Vi erano sicuramente delle ragioni contingenti, e cioè si trattava di una capitale che non era a contatto con i possedimenti più importanti dell'impero Hittita, quindi era lontano ad esempio dal confine siriano. E nello stesso tempo era difficile procurare rifornimenti per questa città. Furono questi quindi forse i motivi per cui si decise di abbandonare la capitale, ma non sappiamo assolutamente al momento dove e se la casa reale si sia spostata o se la famiglia di Ciciliduma II si sia semplicemente estinta e la legalità estinta sia passata in qualche altro luogo. Sicuramente quello che è importante sottolineare è che mentre il cuneiforme Hittita non è più attestato a partire dal XII secolo, invece il geroglifico continua ad essere utilizzato fino alla metà del primo millennio avanti Cristo e continua ad essere utilizzato soprattutto nei regni della Siria del Nord che un tempo erano stati possedimenti Hittiti. Il sovrano Hittita Ciciliduma I, fondando l'impero, conquistando la Siria, aveva stabilito il centro della sua amministrazione nella città siriana di Tarsenis. In questa città ne troviamo una continuità dinastica, per cui quel ramo della famiglia di Ciciliduma I, che era stato insediato a Tarsenis, continua a regnare ancora nella Siria del primo millennio e, per quanto non sia più un grande regno, ha il controllo o comunque riesce a controllare, a guidare tutti quei piccoli regni che poi si formeranno nell'età del ferro e che noi chiamiamo comunemente gli stati nell'Egitto. Quindi questi stati si esprimono attraverso l'uso della grafia geroglifica. Anche in questo caso noi abbiamo sempre iscrizioni monumentali, con un'unica eccezione, che sono delle lettere che sono state ritrovate ad Assur in grafia geroglifica delle scritte di piombo, e queste scritte di piombo probabilmente vengono dal sito di Tarsenis, anche se non vi è la certezza, perché da Tarsenis non provengono tavolette, cioè il sito in realtà non è stato scavato per la parte del secondo millennio, e per la parte del primo millennio sono state ritrovate solamente iscrizioni monumentali. Comunque ecco, bisogna tenere presente queste differenze tra il cuneiforme che finisce nel XII secolo e il geroglifico che invece continua e si sviluppa nel primo millennio. E a questo punto torniamo al cuneiforme Hittita e vorrei occuparmi soprattutto del cuneiforme e di quale poteva essere la sua probabile origine. Ovviamente gli Hittiti non crearono il cuneiforme dal nulla, ma ripresero un sistema di scrittura che era quello paleo-babilonese,
E questo sistema di scrittura è accettato nella Siria del Nord, soprattutto nel sito di Ararat. Quindi noi troviamo in quelle forme di tipo paleo-babilonese nella Siria del Nord, molto simile a quello che poi gli siti ripresero e adattarono alla loro lingua. Sembra dunque che fosse il sovrano dell'antico regno, Assurdino I, a decidere di portare a Pasquia, dopo le sue conquiste in Siria, una classe di scrivi che potessero avviare una scuola scrivale e che potessero cominciare a scrivere dei documenti in grafia cuneiforme, ma in lingua scrita. A questo proposito dobbiamo mettere in evidenza alcuni elementi che sono legati alla possibile origine del cuneiforme scrita. Il cuneiforme è un tipo di scrittura che viene ideato principalmente per esprimere all'inizio serviva per esprimere il sumerico, ma nel corso del secondo millennio il cuneiforme era utilizzato per esprimere delle lingue semitiche. Gli siti dovessero utilizzare il sistema cuneiforme per esprimere una lingua che aveva delle caratteristiche molto diverse, perché l'Issita, così come anche il Nubio, è una lingua di tipo indoeuropeo e quindi ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle delle lingue semitiche. Ci troviamo quindi di fronte ad un sillabario molto ridotto rispetto a quello dell'accadico e in cui vi sono delle caratteristiche particolari. Ad esempio, gli spedizzini utilizzavano sempre lo stesso segno per esprimere le labiali e le dentali corde e sonore, per esempio tra ba e fa o tra ta e da, tendenzialmente usavano sempre lo stesso segno, o apparentemente in alcune forme non si fa comprendere sempre questa distinzione, che invece probabilmente nella pronuncia della lingua ci doveva essere, ma che noi ovviamente non sempre siamo in grado di ricostruire. E in questo modo gli siti riuscirono a creare il loro sistema di scrittura. A questo proposito ci troviamo di fronte a un altro problema. Le tavolette ittite che conosciamo possono essere datate sulla base del Duxus, e quando si parla di Duxus noi intendiamo da una parte le variazioni che caratterizzano i singoli segni, ma nello stesso tempo intendiamo anche tutte quelle caratteristiche delle tavole e le caratteristiche della disposizione dei testi sulle tavole. Per cui su questa base noi possiamo distinguere da un Duxus antico, che probabilmente va dal 1570 al 1450, un Duxus medio 1450-1380 e un Duxus recente o un Duxus dell'età imperiale che va dal 1380 al 1200. Ora, è importante dire che gli archivi istinti, sia quelli di Hattusa ma anche gli altri archivi dell'Anatolia e poi della Siria, si hanno restituito soprattutto tavolette dell'età imperiale. Le tavolette dell'epoca antico-istinta sono pochissime e il numero è anche abbastanza modesto per quanto riguarda le tavolette che noi definiamo scritte in Duxus medio. Ora, un primo problema nel riconoscimento delle tavolette in Duxus antico dipende dal fatto che la maggior parte dei testi scritti in questa grafia più arcaica sono testi di carattere religioso e culturale. Di conseguenza possono essere sì datati sulla base del Duxus, ma non possono essere agganciati con precisione al sovrano che regnava nel momento in cui questi testi furono prodotti. E questo crea ovviamente dei problemi, cioè quando si parla del Duxus antico noi dobbiamo stare abbastanza attenti, non si parla automaticamente del primo sovrano dell'impero del regno di Fatih, cioè Hattusili I. Anzi, per quanto riguarda gli ultimi studi,
sembra, secondo alcuni studiosi, abbastanza improbabile che gli Scipi riuscirono a tradurre il sistema di scrittura mesopotamico in modo che potesse essere utilizzato per esprimere l'Iscita nell'arco di pochi decenni. Secondo gli studiosi secondo gli studi più recenti, questo processo di adattamento della grafia cuneiforme alla lingua escita occupò invece un certo numero di generazioni e di conseguenza questi testi di carattere religioso, che non hanno assolutamente il nome di alcun sovrano al loro interno, sono forse più vicini a quelle tavolette che poi noi definiamo in Justus Medio. Ma ovviamente questi sono dei problemi che difficilmente potranno essere risolti. Dall'altra parte ci sono ad esempio studiosi che ritengono che non ci siano ragioni effettive per pensare che invece gli studi furono in grado nell'arco di pochi decenni di elaborare un sistema di scrittura tale che potesse esprimere la loro lingua europea. Per cui ecco, ci troviamo, quando noi parliamo di questi tre diverse fasi della scrittura escita, dobbiamo comunque stare attenti. Un fatto è certo, e cioè che gli unici documenti antico-escisi che possono essere datati con certezza, perché si tratta essenzialmente di documenti storici, erano scritti in lingua accadica. Il primo esempio è la lettera di Atutili I, spedita ad un sovrano della Siria con un nome curita, quindi spesso il sovrano di Tipunani. Atutili I, intorno al 1570, scese in Siria, e questa lettera, la cui provenienza è sconosciuta perché proviene dal mercato antiquario, attesta quelle che sono i preparativi di Atutili I per dirigersi in Siria. Ecco, questa lettera è scritta in accadico, non è scritta in escita, così come un altro testo, che è la sede di Ussu, e fa sempre a un testo di tipo epico più storico, e fa riferimento sempre alle spedizioni di Atutili I nella Siria del Nord. Anche questo testo è scritto in accadico, e questo testo è particolare perché vi sono alcune frasi, alcune parole in lingua escita, e secondo alcuni studiosi proprio questo testo dimostrerebbe un primo tentativo degli Scipi di esprimere e di sperimentare questa traduzione del sistema cuneiforme, questo adattamento del sistema cuneiforme a una lingua di tipo indoeuropeo. Quello che è particolare è che questi due testi sono scritti in una grafia molto simile a quella di Avala, che come ho detto è un sito della Siria del Nord, da cui provengono numerosi testi in accadico e anche qualche esempio di testo in lingua escita, e che questa grafia non è del tutto uguale alla grafia cuneiforme dei testi religiosi che noi chiamiamo antico-escisi, per cui sicuramente ci deve essere stato un certo lasso di tempo che caratterizzò lo sviluppo della grafia cuneiforme. Ora, in questa foto io ho riportato semplicemente un insieme di frammenti per farvi vedere un'altra delle difficoltà che si trova di fronte l'egittologo quando cerca di ricostruire il contenuto dei testi scritti. Si tratta di frammenti che appartengono tutti alla stessa tavola, e questo è riconoscibile non solo dal contenuto dei frammenti, ma anche dal fatto, per quanto qui non sia molto chiaro, che la grafia utilizzata dallo scriba, cioè la mano dello scriba, è chiaramente la stessa. E quindi contenuto più mano dello scriba uguale, ci fanno capire che il testo venne scritto dallo stesso scriba, ma è così frammentario che la ricostruzione di questo testo è molto difficile, perché questo è un altro problema con cui ci si deve confrontare nel tentativo di collocare questi testi in una precisa epoca storica e di datare questi testi in maniera precisa. Comunque i testi in grafia cuneiforme da Hattusa e dagli altri siti dell'Anatolia vennero utilizzati per moltissime composizioni di tipi e di caratteri diversi. Come vedete da questo elenco abbiamo
testi storici, trattati, edifici, abbiamo istruzioni, testi di tipo amministrativo, ma soprattutto abbiamo testi di tipo religioso. Abbiamo tantissimi inni e preghiere per le divinità composti dai vari sovrani, ovviamente per ordine di vari sovrani. Abbiamo moltissimi rituali magici e moltissimi rituali festivi, testi oracolari, testi mitologici. Alcuni di questi testi mitologici risentono sicuramente dell'influenza della cultura mesopotamica, un esempio tra tutti, noi abbiamo la composizione del mito di Gilgamesh, anche in lingua estinta, ma ovviamente gli istituti stessi avevano una loro religione e una loro mitologia. Abbiamo testi mitologici che furono sicuramente composti dagli stessi istituti. Abbiamo poi testi in varie lingue, il cattico, il paraico, il turrita, testi in nubio, e poi abbiamo anche composizioni di tipo scolastico, i testi in sumerico e i testi in accadico. I testi in accadico non erano utilizzati solamente per la corrispondenza internazionale, ma venivano utilizzati dagli scribi anche come testi scolastici per poter imparare il sistema cuneiforme. Abbiamo quindi liste lessicali, liste di parole, liste di segni che permettevano agli scribi sia di padroneggiare alcune forme, ma anche di imparare le varie lingue con cui si dovevano confrontare quotidianamente. E qui ho riportato l'esempio di un testo di epoca imperiale, il testo V1372. Si tratta di una lettera ed è un documento molto interessante. Io adesso l'ho utilizzato anche come esempio per far vedere con quali sistemi noi trasmetteriamo alcune forme in cinta, quindi che poi è di base lo stesso sistema con cui si trasmetteranno le scritture mesopotamiche, alcune forme mesopotamiche. Quindi abbiamo ovviamente abbiamo le sillabe, e in giallo io ho marcato degli acadogrammi, dei sumerogrammi, per esempio il sumerogramma G che vuol dire anima, l'acadogramma Bendiglia, mia signora, oppure Indi che vuol dire trucca, e poi determinativi come Gis, come Minga che qui non ho marcato. Comunque questo documento è molto interessante perché, come vi ho detto, è apparentemente una lettera e ci dà l'occasione di parlare di quella che è la scuola scrivale scrita. E anche nel mio portale io ho voluto dedicare un piccolo paragrafo alla scuola scrivale, perché noi tante volte parliamo di scritture e spesso ci dimentichiamo chi è dietro a queste scritture, cioè il lavoro che gli scrivi hanno fatto per imparare queste lingue e per imparare il sistema cuneiforme e poi per esprimersi attraverso diverse composizioni. E questo testo parla di una, è una lettera scritta a una regina estinta, e il testo mi ho riportato semplicemente 5 righe. Si dice: mia signora, per quella questione della febbre di cui mi hai scritto, anche antipasa mi ha scritto, ella mangerà, questo è un inciso, mangerà pane mattuella e mangerà frutta. E di fronte a questa eventualità di cui mi hai parlato, quindi di fronte alla questione della febbre, la mia anima è andata nella nera terra, quindi mi sono sentita assolutamente depresso per questa tua malattia. Ma quello che è interessante è che questa lettera, se noi, questo è il resto, se noi andiamo a guardare il verso, presenta un colofone, presenta cioè una parte della tavola lasciata libera dallo scriba per scrivere il titolo. Di solito il colofone era utilizzato per il titolo della composizione e per scrivere il suo nome. Di solito gli scrittori scrivevano il loro nome in cuneiforme, e invece questo scriba, che si chiama Tassatna Palana, si è firmato attraverso l'uso del geroglifico. Quindi ha scritto il suo nome in geroglifico, e questa è un'eccezione, perché di solito abbiamo questo documento e poi anche un altro documento, ma queste sono le uniche due tavole in cui noi troviamo questa connessione tra
sistema coniforme e sistema geroglifico, ed è anche interessante da notare perché significa che gli scribisti conoscevano, o almeno molti degli scribisti conoscevano e sapevano padroneggiare sia il sistema coniforme che il sistema geroglifico. Il fatto poi che uno scriba abbia deciso di firmarsi attraverso l'uso di segni geroglifici, secondo alcuni studiosi, significa che nell'età imperiale, quando questo testo venne composto, la maggior parte della popolazione di Cassica, quantomeno, non era affatto di lingua scita, ma era di lingua libia, proprio perché il geroglifico di solito viene utilizzato per esprimere la lingua libia. Comunque, questa è una questione che non si può poi tanto approfondire perché non siamo assolutamente in grado di comprendere la composizione etnica dell'Anatolia in età imperiale alla luce delle tavolette. Le tavolette ci restituiscono questo panorama di lingue e di scritture molto variegato. Comunque, di questo scriba Tarkat Natalana, il cui nome viene scritto attraverso l'ideogramma Atinus, noi abbiamo anche un sigillo che io avevo portato da una parte, e voi potete, ho marcato con una freccia il logogramma Atinus. Per la tavoletta, per riuscire a vedere bene la testa dell'attimo, dovete rivoltare il testo di 360 gradi, perché lo scriba non solo ha deciso di firmarsi utilizzando il geroglifico, ma anche rivoltato la tavoletta per poter fare questa firma, e non sappiamo perché anche questa non è una cosa molto abituale. Comunque sia, è un testo interessante perché ci fa vedere poi lo specchio di quello che succede in Anatolia in età imperiale. Ancora in epoca istita, noi abbiamo una quantità, in epoca istita abbiamo una quantità di iscrizioni monumentali in grafia geroglifica. Ora, su questa mappa io non ho potuto riportare tutti i nomi, questi numeri indicano vari siti dell'Anatolia. Voi vedete, alcuni sono contraddistinti da cerchietti vuoti, e queste sono le iscrizioni di epoca istita. I triangolini appartengono al periodo di transizione, e invece i tondini pieni sono le iscrizioni del primo millennio, di cui poi ci occuperemo brevemente. Se voi vedete, per quanto riguarda il periodo imperiale, noi abbiamo questi cerchietti vuoti, quindi abbiamo iscrizioni monumentali nell'arco del Tigilermat, quindi intorno alla capitale Cassusa e nella stessa capitale Cassusa, e poi via via le iscrizioni, anche se in minor misura, ma questo può dipendere dai ritrovamenti, più che da una realtà dell'epoca istita, sono attestate anche nell'Anatolia occidentale. Un esempio tra tutti, i numeri 83 e 50, che potete vedere sulla mappa nella parte più occidentale, sono le iscrizioni di Cavadel, e portano il nome di un sovrano, Tarkasnava, re di Mira, che era un sovrano sì vassallo dell'impero istita, ma che comunque apparteneva ad un altro regno. Si pensa infatti che il Nubio, già in origine, fosse comunque la lingua principale dell'Anatolia occidentale, quindi della media slava, probabilmente era anche la lingua di Vilusa, e Vilusa, come saprete, viene tendenzialmente identificata con Troia. È vero che a Vilusa è stato ritrovato negli ultimi decenni un sigillo con iscrizione in Nubio geroglifico, anche se ovviamente non siamo in grado di dire come questo sigillo sia arrivato lì, se fosse stato prodotto lì o se fosse arrivato attraverso commerci. Comunque questa è la situazione dell'età imperiale, e come poi vedete nel corso del tempo, quindi nell'epoca di transizione fino ad arrivare poi al primo millennio, le iscrizioni in Nubio geroglifico invece si concentrano soprattutto nella zona al confine tra l'Anatolia e la Siria, quindi nella parte sudorientale, e poi nell'Alta Siria, in tutti quei siti che appunto passano sotto il nome di stati neoistiti. Ora, per quanto riguarda il geroglifico, le prime attestazioni che noi abbiamo sono attestazioni su sigilli, e sono attestazioni dell'epoca imperiale istita. Le prime sono già nel XIV secolo. Gli istiti utilizzavano dei sigilli a stampo,
e in questi istanti era iscritto un vero mistico o il nome del funzionario che si doveva occupare di una certa mansione, che aveva un certo compito, oppure il nome del sovrano. Quello che è particolare è che i sigilli dei sovrani sono di solito digrafi, come voi potete vedere dai tre segni in basso, cioè al centro vi era il nome del sovrano in geroglifico, nella corona intorno c'era il nome del sovrano e il suo titolo scritto in cuneiforme. Ora, quello dei sigilli è l'unico caso per cui noi non possiamo esprimere con certezza quale lingua si nascondesse dietro il geroglifico. Nel senso che ovviamente il sigillo per sua natura riporta solo il nome proprio e la funzione del personaggio che porta e che utilizza il sigillo. Per cui noi non sappiamo se colui che utilizzava il sigillo si esprimeva in quel momento in lingua escita o in lingua nubia. Questo non è possibile da comprendere, perché appunto i nomi propri sono sempre gli stessi che vengono utilizzati e così anche le funzioni. Solo i sigilli dei sovrani, d'altra parte, hanno anche le espressioni cuneiforme, per cui non ci dicono moltissimo sulla lingua, anche perché le funzioni dei sovrani, i titoli dei sovrani, di solito sono espressi attraverso l'ologramma, quindi semmai sono in sumerico, l'udal-gal, eccetera, e quindi anche in questo caso possiamo pensare che dietro questi ideogrammi si nascondesse di divinità oppure il titolo stesso in video. Però dopo le iscrizioni su sigilli cominciano nel XIII secolo ad apparire i primi esempi di iscrizioni monumentali in geroglifico. La prima iscrizione, quella più antica, è quella del sovrano Muvatallo II a Sercheline, sud dell'Anatolia, e il sovrano si rappresenta nelle vesti sacerdotali, vestito di questa rappresentazione radicale, con le stesse vesti con cui è ritratta la divinità solare nelle rappresentazioni, e poi il suo nome in nubio geroglifico. E questi appunto sono ancora una volta degli esempi in cui il geroglifico viene utilizzato per delle espressioni molto brevi, cioè il nome più il titolo del sovrano. E la stessa cosa succede ad esempio con il suo successore, Fatuti di Terzo, mentre per quanto riguarda l'ultimo sovrano, che è Fatuti di Numa II, sovrano di Fattuga, abbiamo delle iscrizioni monumentali molto estese che sono state ritrovate nella capitale Fattuga, e qua ho riportato un esempio. Da una parte possiamo vedere il sovrano in vesti guerriere e anche se è parzialmente rovinato si vede sopra la testa del sovrano il suo nome scritto in nubio geroglifico, e poi nelle pareti di quella che probabilmente doveva essere la sua camera funeraria a Fattuga vi è la descrizione delle sue campagne militari e di tutte le imprese che caratterizzarono la vita di questo sovrano. Oltre a questa iscrizione, Sussidinium II lasciò anche un'altra iscrizione a Fattuga, molto estesa, purtroppo molto rovinata. E sicuramente queste iscrizioni che sono espresse in geroglifico sono scritte in lingua libia. Quello che è particolare per il sovrano Sussidinium II è che noi conosciamo queste stesse iscrizioni su tavoletta cuneiforme in lingua uscita. Quindi, come vedete, il cuneiforme era sempre utilizzato su tavoletta di argilla, il geroglifico veniva utilizzato invece nelle iscrizioni monumentali. E appunto il geroglifico continua ad essere utilizzato nel primo millennio. Su questa carta voi potete vedere quali furono gli stati che sopravvissero alla fine dell'impero Hittita, che si formarono dopo la fine dell'impero Hittita e in cui sono attestate queste iscrizioni geroglifiche. Come vedete su questa carta trovate la città di Carchemish a cui ho fatto riferimento prima, in cui vi è appunto una continuità dinastica. I sovrani di Carchemish sono sovrani originariamente istinti, ma tutte le iscrizioni di questa epoca sono in geroglifico e in lingua libia. E qui ci sono due esempi che risalgono al primo millennio. Idris è un'iscrizione che si trova nel sud dell'Anatolia, e
poi ho riportato una serie di fatti, perché nel primo millennio noi non abbiamo semplicemente rappresentazioni rupestri, ma abbiamo anche delle stele che sono state ritrovate nel sito di Carthenis e in altri luoghi della Siria del Nord. Ora, le iscrizioni del secondo millennio tendenzialmente venivano utilizzate dagli siti o per scopi celebrativi o si pensa anche per marcare i confini del regno, e infatti si trovano concentrate soprattutto nell'area occidentale, dove nel XIII secolo gli siti si scontrarono a varie riprese con i regni dell'Anatolia occidentale, che pur in certi casi controllavano, oppure nel sud dell'Anatolia, dove i sovrani di Tartus a un certo punto si trovano a scontrarsi con un nuovo regno, Tartum Tassa, che gli stessi siti avevano formato e che poi nel XIII secolo si era reso indipendente. Tutte le iscrizioni di queste zone sono appunto in Ludio geroglifico. E questa è un'iscrizione del primo millennio che io ho voluto, una parte dell'iscrizione ovviamente, riportare per farvi vedere un esempio di Ludio geroglifico e di come questa scrittura venisse utilizzata. Possiamo dire che, se vogliamo fare un confronto con il sistema cuneiforme, anche la scrittura geroglifica si compone di elementi quali l'utilizzo di logogrammi, l'utilizzo di sillabe e l'utilizzo di determinativi. Vi è una cosa particolare che forse noterete subito, cioè che i logogrammi, che sono scritti in maiuscolo, sono scritti anche, cioè sono traslitterati in caratteri latini. E questo perché? Perché quando gli studiosi hanno cominciato a decifrare il geroglifico, innanzitutto non erano a conoscenza di quale lingua si nascondesse dietro questa scrittura. E poi, per passare del tempo, anche quando si cominciò a capire che si trattava di Ludio, non erano in grado di conoscere la parola Ludia corrispondente. Il cuneiforme in questo senso non aiuta, perché raramente abbiamo testi di lingue. Ora ovviamente si cominciano a conoscere dei termini nudi che possono essere letti al posto di questi logogrammi, ma il logogramma di per sé non dà la lettura di una parola, e quindi per convenzione si utilizza il latino per la traslitterazione dei logogrammi nelle espressioni in geroglifico. E qui voi potete vedere il primo logogramma, la rappresentazione di questa donna, che mi viene traslitterato attraverso ego, io sono, e poi ho segnato con le frecce le caratteristiche, alcune parti di questa iscrizione. Il Ludio geroglifico è una scrittura innanzitutto di tipo bisprofetico, per cui il verso in cui l'iscrizione comincia viene dato dalla posizione della mano del personaggio che comincia il discorso. Per cui noi dobbiamo cominciare in questo caso dalla parte destra, e questa donna dice: io sono Bonus Sis, e potete vedere appunto il suo nome viene marcato da questa freccia che si trova più in alto. Bonus è questa specie di arco con dei segnetti, poi abbiamo la sillaba T, che è la rappresentazione del cirino, e poi abbiamo le varie complementazioni che ci danno anche le complementazioni fonetiche, i casi, i pronomi, eccetera. E sono Bonus Sis, cara moglie del signore di Suki. Il nome di questo personaggio, Suki, viene scritto attraverso l'uso di sillabe. Abbiamo il determinativo, che voi potete vedere, viene naturalmente traslitterato attraverso un piccolo segno verticale. Poi abbiamo il segno Su, che è una sorta di triangolino, e il segno Si, che è questa mezza candela, o come la vogliamo chiamare, e poi abbiamo anche i pronomi e via dicendo. E anche il titolo di questo signore, cioè Rezzo e Dominus, il re e il signore, ed era proprio il titolo che veniva utilizzato da questa famiglia reale di Carthenis per esprimere la propria titolatura.
Questo è un'espressione ovviamente del primo millennio, ma le caratteristiche della scrittura veronica non cambiano tantissimo nel corso del tempo, mentre per il cuneiforme noi possiamo ricostruire appunto delle variazioni ben visibili sulla superficie delle tavolette nel corso dei secoli, il geroglifico è invece una scrittura più conservativa, per quanto vi siano comunque delle variazioni che però sono di minore entità. E a questo punto, concludendo, volevo mostrarvi brevemente come ho strutturato il sito e soprattutto vi volevo parlare, vi volevo far vedere quelle che sono le risorse elettroniche. Ve ne è soprattutto una che è molto importante, che è l'etimologia Postal Mind. In questo voi potete trovare tutte le fonti tutti i documenti usciti sia in grafia cuneiforme, ma trovate anche vari link per i documenti in geroglifico, sia dal punto di vista bibliografico, trovate le foto delle tavolette, la classificazione delle tavolette. Ecco, forse l'unico svantaggio di questo sito è che è completamente in lingua tedesca, per cui dovete conoscere un po' il tedesco. E appunto questa è la parte relativa all'istituto e l'ho strutturata attraverso dei paragrafi, cioè il sistema grafico, mi sono occupata della scoperta poi del cuneiforme, lo sviluppo del cuneiforme, parlando di tutti quei problemi a cui ho fatto riferimento, cioè relativi alla datazione dei testi, e poi ho voluto parlare del sistema stribale, proprio perché mi sembrava giusto far sapere chi erano gli scrivi che hanno composto questi testi in cuneiforme. Purtroppo per quanto riguarda invece le iscrizioni in geroglifico noi non possiamo dire altrettanto, perché queste iscrizioni non portano mai il nome dello scriba che si è occupato di scolpire la roccia, mentre invece per quanto riguarda il sistema cuneiforme possiamo dire diverse cose. Un altro piccolo paragrafo che ho scritto per questo portale è quello relativo al sistema cuneiforme espresso in lingua ligure. Ho voluto scrivere un piccolo paragrafo, anche se bisogna dire a questo proposito che il sistema cuneiforme è sempre quello scritto, cioè i segni che vengono utilizzati per esprimere la lingua nubia, la lingua istita, così come anche il cunica, il cassico, il paraico, a Cassuga sono sempre gli stessi. Ci sono delle differenze che sono minime, per esempio i logogrammi sono meno frequenti che in istita, abbiamo il frequente uso di segni di glossa che marcano appunto la presenza di parole nubie. Però il sistema grafico del nubio è assolutamente lo stesso del cuneiforme. E poi da ultimo abbiamo appunto il sistema il nubio geroglifico, in cui ho inserito nuovamente una parte relativa alle risorse online, perché sono moltissimi gli studi negli ultimi anni che hanno chiarito questo sistema di scrittura. Anche la scoperta che la lingua espressa attraverso il geroglifico fosse il nubio è una scoperta degli ultimi 20 anni. Prima si parlava di scita al geroglifico, ma l'iscita invece non viene, almeno da quello che sembra, non viene mai espressa attraverso il nubio, attraverso il sistema geroglifico. E quindi ho dedicato un paragrafo alla decifrazione del geroglifico. È un processo molto lungo perché appunto, come vi ho già detto, queste iscrizioni erano già note nel XIX secolo, solo che non potevano essere comprese. E poi, per concludere, anche ovviamente ho dovuto dedicare un paragrafo alla cronologia, quindi ho distinto tra le iscrizioni dell'epoca imperiale iscritte e poi al corpus di iscrizioni del primo millennio, che
con tutti i contatti che ne possiamo ritrovare con l'antico impero di Tarsi, ovviamente si svilupparono in un ambiente storico e culturale che era del tutto diverso nel primo millennio rispetto a quello che invece era stato nel secondo millennio. E quindi con questo concludo. Se volete vedere qualcosa del portale, ovviamente sono qui per rispondere alle vostre domande.